Buongiorno a tutti, prego Vittoria. Buongiorno, allora, buongiorno a tutti, oggi ci vedete in tre, questo è l'ultimo appuntamento del nostro corso di Introduzione all'Industria 4.0, lo facciamo ovviamente anche oggi a distanza e siamo qui con Raffaella Motta di Fondazione LINX e il vostro formatore di oggi, Michele Maffucci, che è docente all'Istituto Tecnico Pininfarina di Moncalieri. Formatore per il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale in tecnologie didattiche, didattica della robotica, Arduino e come vedete come dire, da quello che abbiamo qui sotto, oggi il tema è un'attività di didattica laboratoriale con BBC Microbit e quindi le solite raccomandazioni. Michele farà una presentazione, vi proporrà delle attività. Come al solito, c'è la chat a disposizione per comunicare con noi. Sapete che comunque siamo anche a vostra disposizione in seguito via mail. Il webinar è registrato e quindi è a vostra disposizione per una fruizione asincrona, che è una parola che ormai utilizziamo tantissimo in questi giorni. Noi ci ritroveremo a fine intervento di Michele per le ultime informazioni. Vi ricordo che c'è sempre la possibilità di utilizzare la famosa manina per fare domande. Altra informazione in questo momento non. Ah sì, un'ultima cosa, stiamo ricevendo i vostri feedback rispetto all'attività sull'IoT, stiamo pensando a come darvi un riscontro, come dire, di gruppo, di fare un qualche cosa che ci possa dare la possibilità di parlarne ancora. Ci ragioneremo, vi faremo sapere anche attraverso Marco Secchia, che saluto. Saluto anche Chiara e Flavio, che sono il nostro, come dire, lavoro di supporto, grazie al progetto di connessioni che ci ospita sulla piattaforma. E possiamo cominciare. A Raffaella Motta chiedo se vuoi intervenire ora o più tardi, in chiusura. No, io ringrazio per i feedback relativi allo scorso laboratorio che stiamo ricevendo e che sto condividendo con i docenti. E niente, passerei la parola al professor Maffucci e buon lavoro. Allora ci ritroviamo tutti qui dopo l'intervento di Michele. Michele, grazie mille a te. Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con me oggi. Allora, parleremo di BBC Microbit. Che cos'è BBC Microbit? BBC è una scheda elettronica, ok, che ci consente in modo estremamente semplice di attivare una didattica laboratoriale realizzando sistemi che hanno una forte interazione con il mondo reale. La mia scelta nell'uso di BBC Microbit nasce da un percorso che inizia già molto tempo fa. Ho lavorato per diversi anni, ormai ho 30 anni e più di esperienza come insegnante, e ho iniziato la mia attività da insegnante in scuole di frontiera, scuole in cui insomma il disagio anche sociale era abbastanza elevato. Quindi parlo di istituti professionali o istituti tecnici in periferia di Torino. E quindi avevo necessità di trovare delle strategie didattiche che mi permettessero in qualche modo di arrivare subito all'interesse, alla competenza, cioè mi dessero la possibilità in modo molto semplice di trasferire una competenza nei miei studenti. E iniziare tutto questo percorso sono facilitato perché sono un insegnante di elettronica, sistemi di automazione, quindi ho cercato in qualsiasi modo di utilizzare, scusate, l'elettronica come elemento scatenante, no? Elemento di interesse e di passione che potesse in qualche modo far nascere una passione
in quello che i ragazzi comunemente considerano complesso, quindi l'elettronica più che la matematica. E quindi questo lungo percorso mi ha portato circa una decina di anni fa, poco più, all'utilizzo di schede elettroniche come questa, che è una scheda elettronica Arduino, un microcontrollore che sostanzialmente mi consente di prototipare e abbastanza velocemente sistemi di automazione, sistemi di elettronica. E il grado di complessità di questo dispositivo non è molto elevato in quanto mi permette di fornire ai miei ragazzi un minimo di competenze elettroniche, dopodiché sono in grado, in quasi autonomia, nella realizzazione di sistemi un pochino più complessi. Dispositivi come come questa scheda che vi ho mostrato adesso sono estremamente interessanti, però aggiungono un grado di complessità che è quello elettronico, ancora dal mio punto di vista un pochino troppo elevato per ragazzi parlo di scuola media. Ok, primi anni delle superiori. E quindi circa 3-4 anni fa mi trovavo in Inghilterra in visita stavo facendo un tour fra le scuole superiori inglesi e conobbi Microbit, questa scheda. Scheda che originariamente nel 2016 è stata donata a tutte le scuole inglesi dalla BBC, perché è un progetto finanziato e sponsorizzato principalmente dalla BBC e da alcune università inglesi. La scheda che cos'è principalmente? È un microcontrollore, cioè detto in modo molto più semplice, una sorta di computer su cui sono allocati dei dispositivi elettronici che mi consentono di gestire una serie di dispositivi, sensoristica elettronica in grado di interagire, come dicevo prima, col mondo reale. Il collegamento dei dispositivi è estremamente semplice e l'ambiente di sviluppo, l'ambiente originale di sviluppo, è grafico. Quello principale sfrutta una filosofia molto simile a quella di Scratch, per chi lo conosce, cioè un linguaggio di programmazione grafico a blocchi blocchi funzionali che, se uniti tra di loro, mi permettono di realizzare il programma. Bene, ho fatto un'introduzione estremamente veloce sul dispositivo, alcune indicazioni che poi serviranno, almeno spero vi serviranno, per procedere poi con il vostro studio indipendente e le vostre sperimentazioni. Cosa vi fornirò in questo corso? Voi sapete che il corso ovviamente sarebbe dovuto durare di più in presenza e quindi io avrei fornito strumenti per consentirvi di fare delle prime sperimentazioni sia di carattere robotico, perché poi vi mostrerò e vi lascerò anche delle schede didattiche per la realizzazione di prototipi robotici, ma anche di dispositivi che misurano grandezze fisiche, temperatura, pressione, acidità dell'acqua e quant'altro, inquinamento atmosferico. E quindi ho pensato, vi mostro dove trovare queste informazioni, come contattarmi, come parlare con me e farmi delle domande, e dopodiché parto con qualche esempio di programmazione mostrandovi anche degli oggetti che potrebbero essere realizzati in laboratorio. Allora, cambio un attimino contesto, mi sposto un attimo sul mio sito personale, che è questo che vedete, dove raccolgo tutto ciò che trasferisco ai miei studenti o ai miei colleghi nel momento in cui faccio formazione. Ovviamente è un blog, quindi dentro troverete banalmente gli articoli che scrivo, i tutorial, le guide su diverse tecnologie, tra cui anche Microbit. Esiste una sezione particolare di questo sito dove potrete trovare tutte le schede. Ciò che vi mostro è stato comunque aggiornato e quello
quello che vi verrà poi consegnato sono schede di lavoro aggiuntive, unità didattiche che vi permetteranno di partire. Quindi è uno starter kit per l'utilizzo di BBC Microbit. La sezione specifica dedicata sul mio sito sull'uso di BBC Microbit l'ho trovato in colonna destra qui, in questa sezione, usare BBC Microbit. Un clic vi conduce questa sezione dove troverete una serie di lezioni, schede didattiche. Ciò che vi fornisco sono queste schede didattiche però aggiornate, molte di più oltretutto, alcune esperienze di programmazione. Anche in altri linguaggi di programmazione, in Python e in C, e dopodiché schede didattiche e sperimentazioni fatte in questo periodo con bambini di scuola elementare e ragazzi di scuola media, e alcune nozioni tecniche. Altri luoghi dove andare a reperire informazioni, ovviamente sul sito principale bbcmicrobic.org che vi farò vedere tra qualche istante. Gestisco anche un gruppo Facebook, BBC Microbit Italy, dove trovate risorse, colleghi che sperimentano questa tecnologia e quindi l'invito è, se volete unirvi al gruppo privato, quindi bisogna inviare una richiesta di iscrizione, potete consultare i materiali condivisi dai colleghi. Vi mostro brevemente la pagina Facebook che è questa che vedete e qui trovate tutta una serie di indicazioni, tutorial che anche altri colleghi stanno realizzando, non solo colleghi italiani ma anche di altre nazionalità che stanno utilizzando per fare sperimentazioni anche a distanza con i propri allievi. Infatti vedremo che BBC Microbit si può utilizzare anche in una versione simulata online. Sempre sulla mia pagina principale, sulla pagina principale dedicata a BBC Microbit, troverete una serie di link e risorse che ho sviluppato in questi anni, alcune di queste. Principalmente, vabbè, alcune sono estremamente elementari e riguardano un uso più per scuole elementari. Questo non è altro che un contenitore per questa scheda che viene allocato all'interno di un involucro fatto a mo' di robottino. Questo perché avevo necessità, soprattutto per i ragazzi più giovani, per i bambini di scuola elementare, che loro percepissero l'oggetto come una sorta di tamagotchi, un oggetto su cui possano identificare, possano vedere materializzare la loro competenza. Quindi l'aggiunta di funzionalità, in un certo senso, doveva far percepire il loro aumento nelle capacità, nell'uso di questo strumento. E esistono altri dispositivi che ho progettato e che sicuramente realizzeremo nel laboratorio territoriale presso l'ITIS Pininfarina, che sono costituiti da piccoli kit robotici destinati ai ragazzi appunto di scuola media, su cui collocare il microbit e fare le prime sperimentazioni di robotica, perché l'obiettivo è quello di creare un centro all'interno del laboratorio territoriale dove sperimentare sia ausili per la disabilità, ma anche ausili e kit per la didattica, quindi due ambiti. Uno di questi è questo DotBot Bit, che è sostanzialmente un oggetto di questo genere su cui collocare la scheda e effettuare le prime sperimentazioni. Perché fare questo? Perché l'idea è quella di concedere in open source la struttura robotica e il software di programmazione, incluse le schede didattiche, che
ha dei costi estremamente bassi. La scheda in sé ha dei costi molto contenuti, si parla di 15-20 euro di kit, dopodiché utilizzando il supporto del laboratorio territoriale, l'idea è quella di appunto realizzare per le scuole questi dispositivi. Cosa è stato realizzato? Beh, altri prototipi, ad esempio in questo caso un insetto, sempre utilizzando BBC Microbit o bracci, piccoli bracci robotizzati. Questa è stata un'sperimentazione che ho fatto in una scuola elementare per simulare un'azienda, una piccola azienda che all'interno di un plastico che hanno re realizzato i bambini. Sostanzialmente è questo oggetto, okay, che vedete qui. Okay. Costituito da una serie di servomotori che sono comandati appunto da Microbit. Il click su questi link vi conduce poi ai filmati YouTube che ne dimostrano le funzionalità. Poi altre sperimentazioni mi hanno portato a realizzare strutture un pochino più complesse che permettessero anche ai ragazzi di scuola superiore di realizzare oggetti più componentistica elettronica e più sensoristica. Vedremo come fare tutto ciò. Quindi, questa è la pagina di riferimento. Altre cose che volevo dirvi a riguardo, cosa si può fare con questo oggetto? L'oggetto, come vedremo, può essere programmato con questo ambiente di sviluppo grafico, ma può essere programmato anche in altre modalità. Una di queste è Scratch, che è estremamente che è utilizzato tantissimo nella scuola italiana è interessante perché abbiamo la possibilità per chi appunto conosce Scratch, di far interagire gli sprite, gli oggetti grafici che sono all'interno del computer con il Microbit. Quindi vi farò vedere, se resterà tempo, come realizzare per esempio degli strumenti musicali o come o realizzare oggetti di questo genere. Vi mostro oggetti di questo genere. Questo è un piccolo robot realizzato con una scatola di cartone, comandato all'interno di Scratch. Ho strumenti musicali, okay, fatti in questo modo. Questo è il profilo di una chitarra che abbiamo realizzato, no, con il taglio laser che abbiamo presso il laboratorio territoriale del PI Farina, e questo dovrebbe costituire una parte del kit per fare didattica con BBC Microbit, il kit che stiamo componendo da proporre poi alle scuole. Bene, cambio contesto. Vi mostro alcune slide e poi andiamo sul sito di riferimento. Verifico un attimo. Perfetto. Bene. BBC Microbit. Allora, vi consegnerò queste slide in cui ritroverete i dettagli tecnici della scheda che vi riassumo velocemente leggendovi questa slide. Sostanzialmente la scheda è costituita da, il fronte della scheda è costituita da ben 25 LED, quindi questi puntini che potete percepire qui sul fronte sono LED che mettono una luce rossa e la cui intensità luminosa può essere anche regolata. I LED vengono anche utilizzati come sensori di luminosità e quindi il dispositivo è in grado di percepire l'intensità di luce che lo colpisce. In funzione dell'intensità di luce, io posso far scattare una serie di eventi. Banalmente posso controllare l'accensione di una lampada, okay, o l'attivazione di una sirena. Poi abbiamo due pulsanti nominati A e B che mi consentono che sono i primi due strumenti, i primi due dispositivi di input. Quindi il dispositivo è in grado di percepire la pressione
del pulsante A, del pulsante B o la pressione contemporanea di entrambi i pulsanti. Quindi eventi possono essere scatenati degli eventi, delle azioni alla pressione di questi due pulsanti. Poi abbiamo una serie di contatti elettrici che vedete qui sotto, nominati 0, 1, 2, 3V e GND, che stanno a significare che cosa? Allora, 012 sono dei contatti, dei connettori di input e output digitali ed analogici. Cosa vuol dire? Che quei contatti possono essere utilizzati, collegati ad un elemento metallico, ad un interruttore, come dispositivi on-off, come interruttori. Quindi toccare il piedino 0, il piedino 1 e il piedino 2 significa dare un segnale on o off al dispositivo e quindi posso percepire questo stato e anche in questo caso scatenare un evento. Cosa interessante è che questi tre pulsanti, cioè questi tre contatti, sono anche di tipo capacitivo, quindi sono in grado di sentire la distanza, ad esempio, della mia mano o di un oggetto metallico da una superficie metallica a cui su questi contatti sono collegati. Quindi, se io collegassi questi elementi a degli elementi metallici, per esempio un pezzo di alluminio da cucina, a cui avvicino un altro elemento metallico, ecco, la vicinanza può essere intercettata e scatenare, come dicevo prima, un evento. Poi abbiamo questi due connettori 3 volt, ok? Questa è l'alimentazione esterna della scheda, e GND, che è la terra, la massa, il ground, il positivo e il negativo. Quindi in questi due punti possiamo collegare l'alimentazione che fornisce alimentazione alla scheda e il funzionamento, oppure possiamo utilizzare questi due elementi per dare alimentazione, quindi a dispositivi esterni. Sul retro della scheda, che cosa troviamo? Allora, troviamo un'antenna Bluetooth qui sulla sinistra, e quindi con questa scheda noi possiamo comunicare col nostro cellulare, col nostro tablet, col nostro portatile, oppure possiamo comunicare con altri microbit. Quindi possiamo avere una comunicazione, uno scambio di un'interazione tra due schede o tra molte schede, uno a molti e molti a molti. Quindi è interessante anche questo tipo di interazione. Ve lo mostrerò dettagliandovi una scheda che ho realizzato per i ragazzi di scuola media sulla caccia al tesoro, no? Utilizzando appunto le funzionalità radio di microbit. Abbiamo a disposizione una micro USB e quindi e tramite la micro USB siamo in grado di alimentare far funzionare, dare corrente alla nostra scheda e trasferire i programmi sulla scheda. Vedremo anche le modalità. Un pulsante di reset che mi consente di resettare il microbit. Resettare vuol dire riavviare il microbit e rilanciare l'ultimo programma che in esso era stato memorizzato. Quindi è come il reset del nostro PC. Dopodiché un connettore JFET, cioè un connettore esterno di questo tipo, non so se si percepisce, ve lo mostro sul display, è un piccolo connettorino. Okay, che può essere collegato direttamente alla scheda in questo modo. Okay? Infatti la scheda può essere alimentata da un pacco batterie costituito da due batterie di tipo AAA, okay, da 1,5. Dopodiché abbiamo sulla scheda una bussola. Okay? Ma un magnetometro, quindi è in grado di percepire il nord magnetico, la scheda. Poi abbiamo un accelerometro, quindi sono in grado di capire a quanti G sta accelerando questa scheda, 1G, 2G, 3G, 4G. Okay? Quindi sono in grado di capire se la scheda viene lanciata o subisce uno spostamento repentino in una delle direzioni, X, Y, Z. E poi una CPU.
La CPU che trovate qui sulla scheda è una CPU estremamente potente, molto più potente di molti microcontrollori che adesso vengono utilizzati, anche della T-Mega che c'è sopra il nostro Arduino 1. È un microcontrollore che trovate nei cellulari di fascia bassa, quindi estremamente potente. Andiamo avanti. Sito di riferimento. Sito di riferimento è microbit.org. Il sito è stato circa meno di un mese fa, è stato completamente rivoluzionato, quindi alcune sezioni sono state spostate e vi mostrerò che cosa è possibile fare con questo sito. Beh, col sito si fa tutto sostanzialmente. Programmiamo la scheda, ok? Sul sito troviamo già progetti pronti per la nostra didattica. Ovviamente avete una sezione dedicata alle news, ai tutorial e a tutta una serie di informazioni tecniche che possono servirvi. La velocità con cui si impara a utilizzare la scheda è veramente, cioè, si impara in modo estremamente veloce, quindi non avete necessità di avere competenze di carattere elettronico o informatico. Vi mostrerò come accedere all'ambiente di sviluppo. Nella sezione Let's Code, troverete i punti di partenza per iniziare a programmare la scheda. E la scheda può essere programmata, come vi dicevo, in diverse modalità. La modalità più semplice è quella che fa uso di un linguaggio di programmazione molto simile a Scratch, può essere programmata in Python e sul sito di riferimento trovate anche lezioni già pronte per la programmazione in C e in altri tipi di linguaggi. L'ambiente di sviluppo. Mi sposto sul sito di riferimento, così ve lo mostro anche in diretta. L'home page è quella che vedete. Allora, mi sposto qui. Ok. Allora, analizziamo sezione per sezione. Getting started, trovate una serie di video che vi dettagliano le modalità di connessione della scheda al PC. Okay. Tenete in conto che questa scheda viene vista dal vostro PC, sia esso un computer Apple o Windows o Linux, viene vista come una periferica USB. Quindi è paragonabile a una chiavetta USB con l'unica differenza che su questa scheda noi possiamo depositare un solo file. Il file che andiamo a depositare è il nostro programma, programma che noi realizzeremo online, ne faremo il download e lo scaricheremo direttamente tramite cavetto USB sulla nostra scheda. Vedremo che in questa fase voi avrete percezione del trasferimento del file, in quanto sulla scheda esiste un LED di controllo, una lucina che inizierà a lampeggiare velocemente e ciò vi indicherà il fatto che il file viene trasferito sulla scheda. E il trasferimento dei file può avvenire, come dicevo anche prima, via Bluetooth, ma questa funzionalità è attiva solo per ora, ancora per credo un annetto, solamente per computer Windows. Con sistema operativo Windows 10, quindi l'unico diciamo facility che via Bluetooth questo tipo di funzionalità si ha solo per questo tipo di sistema operativo. E nella sezione Project abbiamo una serie di progetti già pronti per diversi livelli di scuola, okay, quindi unità didattiche e Lessons sono già presentazioni, schede che il docente può scaricare per iniziare un primo percorso di coding. Quindi avete una serie di sezioni divise per topics e quindi potete sperimentare, scaricare ed utilizzare. Sono tutto in lingua inglese, ovviamente. La sezione Let's Code invece è quella che mi permette di iniziare a programmare. Okay? E qui avete già una serie di proposte, sia per la programmazione in
con l'ambiente di sviluppo grafico che è in Python. E in Python è necessario utilizzare un editor online oppure usare in alternativa un editor locale. Su questa pagina avete riferimenti che si chiama MU e che ho un software open source che mi consente la programmazione. Il dispositivo può essere programmato anche via cellulare, quindi l'ambiente grafico di sviluppo potete visualizzarlo sul dispositivo e trasferire via Bluetooth il vostro programma. Questo tipo di attività può essere fatta con qualsiasi tipo di cellulare. Può essere programmato anche in Swift, un altro linguaggio di programmazione supportato da Apple, tramite un dispositivo iPad o tramite Scratch. Okay? Su Scratch vi darò alcune informazioni, spero di fare anche qualche dimostrazione in questa lezione. Bene, oppure ancora in altri linguaggi, tra cui quelli più complessi, in C, in C++, e quindi rivolti a studenti, per esempio, di scuola superiore. Io sto utilizzando questo dispositivo con i miei ragazzi di terza automazione dell'ITIS Pininfarina, che appunto iniziano a conoscere i microcontrollori dal terzo anno, e quindi le attività sono svolte sia con schede elettroniche come Arduino, ma anche con dispositivi di questo genere, in cui insegno a programmare in Python per comandare dispositivi di automazione industriale. E quindi si riescono a fare cose estremamente complesse. Per dirvene una, se ci sono colleghi di materie tecniche con un dispositivo di questo genere, ho simulato la marcia e l'arresto di motori industriali. Ho controllato dei nastri trasportatori, okay? Tutto con una schedina di questo genere, ovviamente con un'elettronica ad esso connesso. Bene, partiamo ora con la programmazione e alcune proposte. Vi dettaglio l'interfaccia di programmazione. Torniamo nella sezione Let's Code. Quindi supponiamo di essere in home page, un clic su Let's Code e un successivo clic sul pulsante Make Code Editor mi consente di aprire il mio ambiente di sviluppo. Che cosa trovate? Aprite l'home page, la vostra home page da cui puoi accedere all'ambiente di sviluppo. Che cosa trovate in questa pagina? La pagina è costituita da questo grande pulsantone che vi consente di creare un nuovo progetto, un nuovo programma. E quello che vedete qui sulla destra sono i programmi che io in passato ho realizzato, okay, e che vengono automaticamente memorizzati all'interno della mia home page. Come avete potuto notare, io non ho messo nessuna password di accesso alla mia area. E questa scelta è voluta da Microbit perché non si vogliono raccogliere i dati delle persone, e i miei programmi vengono memorizzati all'interno della cache di navigazione del mio browser. Quindi, fino a quando io non cancellerò i dati di navigazione del mio browser, vedrò sempre i file che ho creato in passato. È ovvio che questo tipo di attività è comoda, non mi rende semplice la vita dal punto di vista della privacy, quindi i bambini non dovranno, i ragazzi, i minorenni non dovranno mettere il loro nome o la loro email, però ovviamente bisogna avere l'accortezza di scaricare ogni volta il progetto che si è realizzato. Io in genere che cosa faccio? Sincronizzo automaticamente una mia specifica cartella sul mio computer che effettua un backup automatico su, ad esempio, su Drive e su Dropbox. In ogni caso, avete sempre la possibilità, vi farò vedere come, di scaricare tutti questi programmi. Esiste anche un pulsante un pochino meno visibile di importazione che mi consente di importare un file che avevo, per esempio, scaricato dal computer della scuola e quindi che ho depositato sulla mia chiavetta USB e che voglio rieditare sul mio computer di casa. Quindi è la modalità di
upload del file. L'upload può avvenire o tramite file o tramite URL, perché noi possiamo condividere i nostri progetti mediante un link di condivisione, o possiamo includere i nostri progetti con un codice embedded, cioè incluso, all'interno di una pagina web. Così come accade per i filmati YouTube, possiamo includerli all'interno di qualsiasi pagina web. Così può accadere anche per il codice creato con l'interfaccia BBC Microbit. Cosa troviamo inoltre? Una serie di tutorial. Sono guide passo passo che vi permettono di imparare quelle che sono le funzionalità di base del dispositivo. Sono guidati, ok? E ciò che andrete a vedere in questi tutorial sono solo e soltanto le istruzioni che vi servono per realizzare le funzionalità che vengono esposte in questi tutorial. Live coding sono altri esercizi filmati che permettono di far vedere che tipo di interattività si può avere con il Microbit. Come succede per altri dispositivi, ad esempio il Makey Makey, che è un'altra scheda elettronica che mi consente di interagire con gli oggetti reali, Microbit può essere anch'esso collegato, per esempio, a degli elementi tipo frutta, verdura, oggetti metallici, in modo tale che tutti questi oggetti possano diventare elementi di input, quindi collegati ai pin 012 e quindi innescare degli eventi. Altri esercizi basati sul gioco. Radio gaming sono le interazioni, quindi giochi e proposte di giochi tra più microbit insieme. Fashion, sperimentazioni per realizzare dispositivi indossabili, okay, che rilevano ad esempio grandezze fisiche, simulano il funzionamento di un orologio e quant'altro, musica, e su questo poi vi farò vedere qualcosa, oppure giochi e robotica. Interessante la sezione scienza, in cui vi vengono proposte soluzioni per, ad esempio, questa, per verificare l'umidità del terreno e quindi sapere se all'interno se una pianta ha necessità di acqua o meno. In questo caso per fare un timer o giochi di altro genere. Bene, passo alla programmazione. Per programmare, un clic su New Project. E dopo qualche secondo sarete rindirizzati su un'interfaccia di questo genere. Qui ritroverete il Microbit in una modalità virtuale. E quindi ciò che vedete sulla sinistra è il Microbit che avete in mano. E ciò che programmate su in quest'area di programmazione, utilizzando questi blocchi di programmazione che vengono trascinati in quest'area, consentono di vedere immediatamente il funzionamento del vostro programma sul vostro Microbit. Quindi questo è un simulatore che può essere visualizzato anche a pieno schermo, nel caso in cui voi dobbiate fare una simulazione su una LIM online, banalmente, quindi mostrare quali sono i risultati della programmazione. Potete fermare l'esecuzione del Microbit, riavviarla, oppure fare in modo tale che l'esecuzione sia rallentata, in modo tale che i ragazzi possano percepire tutto ciò che sta accadendo sul display o su altri dispositivi connessi al Microbit. Attivazione e disattivazione dell'audio. Noi possiamo utilizzare anche elementi per gestire l'audio, la musica, e la musica la sentiamo direttamente col microfono del nostro computer. È ovvio che io posso collegare anche un altoparlante al mio dispositivo, è un microfono, e quindi avere una interattività fisica con il solo dispositivo. Attenzione che una volta che io programmo il mio dispositivo, il dispositivo può essere sconnesso dal mio computer e utilizzato, se alimentato, ovviamente deve essere alimentato da una batteria, con altri dispositivi elettronici.
Altri due pulsanti importanti, download e assegnazione del nome del programma, e quindi di qua effettuiamo appunto il download di ciò che abbiamo programmato e da questa parte assegniamo il nome. Esiste quest'ulteriore pulsante che ha le stesse funzionalità del pulsante download. Abbiamo inoltre i due pulsanti ripeti annulla operazione, quindi nel caso in cui io aggiungessi degli oggetti posso tornare al passo precedente o al passo successivo. Posso ovviamente ingrandire e diminuire l'area di programmazione. Dopodiché abbiamo una sezione, i menu che vedete qua in alto sono sostanzialmente un clic qui mi consente di ritornare alla home page dei miei progetti, alla home page, alla pagina precedente dei miei progetti. Un pulsante condivisione progetto che mi permette di assegnare nome al progetto e di pubblicare il progetto. La pubblicazione come avviene? Condividendo questo link, quindi io posso realizzare un progetto, condividerlo con i miei allievi, ad esempio con Google Classroom, e assegnare loro il compito di modificare questo programma. Oppure posso fare l'embedded del codice, come vi avevo detto prima, in che modalità? Condividendo questo codice e includendolo all'interno di una pagina web, mostrando l'editor, quindi l'interfaccia così come la vedete, di programmazione, con tutti gli elementi che mi consentono di programmare il microbit, oppure banalmente solo il simulatore. Quindi ho tre modalità di condivisione. Ovviamente devo copiare il codice e includerlo in una pagina web. Tutto ciò è dettagliato comunque nelle slide che vi consegno. Modalità di programmazione. All'interno dell'ambiente di sviluppo esiste un'ulteriore modalità di programmazione di cui non vi ho ancora parlato. Allora, l'ambiente che vedete è prettamente grafico, ok? Quindi io posso trascinare oggetti qua dentro e programmarli, ma posso usare anche un altro linguaggio di programmazione estremamente interessante che è il JavaScript. Quindi un clic mi consente di visualizzare la versione JavaScript del programma. Quindi tutto ciò che scrivo di qua o che scrivo di qua si ripercuote provo a trasferire ad esempio questo e qui trasferisco un altro oggetto e poi vi dettaglierò come funzionano. Un clic su JavaScript vedo automaticamente e ovviamente modificare un valore di qua, qui da 100 sono passato a 1000. Si ripercuote anche da questa parte. Notate. Quindi un'altra modalità per programmarlo è usare il JavaScript ed è un linguaggio di programmazione che alcuni colleghi utilizzano in terza media anche in prima e seconda superiore nei percorsi di informatica. È interessante perché io posso copiare questo codice all'interno del mio Notepad, quindi di un editor di testi, e ricopiarlo automaticamente all'interno del browser, ritrovando automaticamente all'interno di un'altra pagina browser, ritrovando automaticamente gli stessi blocchi logici. Quindi c'è una relazione diretta tra questo tipo di codice e questo. Sezione, poi abbiamo ulteriori pulsanti qui sulla sinistra, qui, okay, dove potete andare al supporto, al reference, alla manualistica, ai dettagli sull'hardware, alle modalità per acquistare la scheda. Oppure nei settings abbiamo una serie di funzionalità, tra cui la più importante è la project setting, dove possiamo abilitare o disabilitare la connessione, la sincronizzazione Bluetooth, o ancora la possibilità di cancellare integralmente il progetto che abbiamo realizzato, o la selezione della lingua. Ciò che vi consiglio è di utilizzare la lingua inglese. Se utilizzate la lingua italiana, noterete che alcune funzioni, alcune istruzioni di programmazione hanno dei nomi un pochino, dal mio punto di vista, non corretti, no? E quindi vi consiglio l'utilizzo della lingua inglese. Per
Ovviamente tutti i menu e tutte le funzionalità sono dettagliate nelle slide che vi lascerò. Okay? Quindi qui ritrovate tutto. Bene, che cosa succede? Nel momento in cui io realizzo un programma, ho necessità di un cavo USB che devo connettere alla mia scheda e il trasferimento del mio programma, come vi dicevo, avviene effettuando il download dall'apposito pulsante che vi ho mostrato prima. Okay. Torno alla home. Ok. Effettuando il download, scrivendo il nome del programma e facendo clic su questo pulsante. Da questo pulsante, assegnandoci il nome e facendo clic su Save, effettuerò il download del file. Download, vi mostro, facendo clic in questo modo, ho effettuato il download che viene scaricato e che ritroverò all'interno della mia cartella download. A questo punto non dovrò fare altro che trascinare, questa è la modalità, scusate, Windows, quindi prendo e copio, tasto destro, copio all'interno del microbit o trascino, e stessa modalità operativa si ha su computer Macintosh, quindi prendo il file e lo trascino all'interno della scheda. Nel momento in cui io trascinerò il mio programma sulla scheda, noterete che un LED sul retro della scheda inizierà a lampeggiare velocemente. Questo vuol dire che è in fase di trasferimento il file che avete generato. Attenzione che questo lo percepirete anche vedendo la barra di avanzamento di download del file sulla periferica USB, il microbit in questo caso. Dopodiché, al termine del trasferimento, il microbit funzionerà automaticamente. Quindi attenzione, non esiste un pulsante di start, stop o di spegnimento. Il microbit si avvia istantaneamente non appena noi lo colleghiamo a una fonte di alimentazione. Quindi trasferisco il programma e automaticamente il programma parte. Se scollego il mio microbit dal cavo USB, cioè scollego fisicamente, ovviamente il mio microbit non è più alimentato e ho necessità di collegarlo a una fonte di alimentazione, un pacco batterie. Nel momento in cui collego la batteria, il programma funziona istantaneamente. Quindi non ho una modalità per avviare l'alimentazione. Andiamo adesso a vedere la programmazione del tutto. Allora, vi mostro, cambio contesto. Vi mostro alcuni semplici elementi di programmazione. Allora, qualsiasi nuovo programma voi andate a creare, questi verranno aperti con due blocchi già presenti all'interno dell'ambiente di sviluppo. Quindi, riassumo, scheda di simulazione, lista istruzione, area di programmazione qui sulla destra. I due blocchi che vedete qua prendono il nome di OnStart e Forever. OnStart raccoglierà tutte le istruzioni che vengono eseguite una sola volta dal momento dell'accensione del nostro microbit. Quindi, quando diamo alimentazione, lì dentro le istruzioni in esso collegate all'interno di questa morsa verranno eseguite una sola volta. Dopodiché, ciò che verrà eseguito per sempre sarà quello che noi includiamo all'interno dell'istruzione forever. Okay? Quindi si hanno queste due distinzioni. Per chi già programma microcontrollori come Arduino, possiamo fare l'analogia che OnStart è molto simile alla sezione Setup di Arduino, mentre Forever è molto simile alla sezione Loop di Arduino.
realizziamo un semplice programma, inserendo all'interno di OnStart un'istruzione. L'istruzione che andremo a inserire è la SHOLED. SHOLED è un'istruzione che mi consente di attivare e disattivare automaticamente i LED che sono presenti sul display del nostro microbit. E quindi in questo caso, per accendere e spegnere i LED, avremo bisogno di fare un clic sopra e realizzare una cosa di questo genere. Okay? Questo mi consente automaticamente di disegnare ad esempio in questo caso, un cuoricino. Ora, quale operazione dovrei fare? L'operazione dovrebbe essere assegnare un nome, effettuare il download e collegare poi la mia scheda, che vi mostrerò, cerco di essere veloce, trasferisco. Ecco, in questo momento non so se si percepisce, si accende questa lucina sul retro nel momento in cui io collego la scheda, dopodiché il trasferimento avviene in questo modo. Open. Un secondo. Ecco. Trasferisco trascinando il file e dovreste notare che questa lucina inizia a lampeggiare. Al Ti vede termine, bene la lucina? Interrompo. prego. Ti vede molto bene la lucina, quindi ok. Ok, grazie, perfetto. E automaticamente dovreste vedere questo cuoricino. Allora, voi probabilmente vedrete queste lucine che blinkano, cioè sembra che lampeggino. In realtà non lampeggiano, questo lampeggio è dovuto alla frequenza del vostro monitor, ok? Quindi in realtà queste lucine sono fisse, fisse come vengono rappresentate qui sul display. E questa è un'operazione, quindi che cosa ho detto al mio microbit? Appena ti accendi, visualizza sul display questo cuoricino. Ora, se voglio realizzare qualcosa di un pochino più dinamico, potrei utilizzare il blocco forever e quindi fare cose di questo genere. Trasferire il mio disegno all'interno del blocco Forever e poi aggiungere altre istruzioni. Per esempio, potrei aggiungere un'istruzione pausa, okay, che pone in pausa l'esecuzione del programma e poi utilizzare un'ulteriore istruzione SHOLED, per esempio, per disegnare un oggetto un pochino più piccolo, un cuoricino piccolo. E poi utilizzare un'ulteriore pausa. Che cosa faccio in questo modo? Faccio altro che eseguire il programma in questo modo. Quindi, forever, per sempre, mi viene disegnato un cuore grande, dopodiché il programma viene messo in pausa per una certa quantità di millisecondi, in questo caso 100, poi viene visualizzato un cuoricino piccolo, quindi viene sovrascritta l'immagine e questa immagine persiste sul display per una certa quantità di tempo, in questo caso 100 millisecondi. Per aumentare il tempo di visualizzazione del mio disegno, aumenterò da 100 a un secondo il tempo di persistenza dell'immagine sul display. Quindi 1000 millisecondi sono un secondo. Okay. E quindi che cosa accadrà se io effettuo il download del mio software, del mio programma e lo trasferisco sul mio microbit? Ciò che andrò a vedere sarà allora il LED che lampeggia da questa parte e appena finisce di lampeggiare il mio cuoricino inizierà a lampeggiare, dovreste vedere qualcosa di questo genere. Perdonate solo questo lampeggio dovuto appunto alla frequenza di scansione del monitor, ok? Però dovreste percepire la medesima cosa che vedete qui. Ora esistono delle istruzioni un pochino più comode per fare sequenze di questo genere, tra cui quella la show icon,
che includa al suo interno già una serie di istruzioni, di icone preconfezionate. Quindi la Show LED mi consente di costruire delle mie icone personali, mentre la Show Icon fornisce già delle icone che vi consentono di, delle icone già preimpostate dal sistema. E quindi per rifare lo stesso programma, non farò altro che trascinare questo oggetto. Ok, e duplicare l'istruzione in questo modo cambiando l'icona. L'effetto sarà il medesimo. Ok, ovviamente posso selezionare anche altre istruzioni, quindi in questo caso faccina che ride e faccina triste. E da questa parte vedrò la sequenza delle due icone. Non so se avete notato, queste icone le ho trascinate fuori dal blocco loop, scusate, dal blocco forever o dal blocco non start e hanno cambiato il loro colore. Questo vuol dire che queste istruzioni non sono attive. Per funzionare devono essere incluse all'interno di istruzioni, diciamo, a morsa. Okay, vedremo che ne esistono anche altre di questo tipo che hanno vita propria e quindi non hanno l'obbligo di vivere all'interno di un'istruzione on start e forever e che mi consentono appunto di utilizzare tutte le istruzioni che trovo nell'ambiente di sviluppo. Quindi istruzioni non attive diventano in grigio, diventeranno attive nel momento in cui verranno inserite all'interno. Non so se avete notato e se avete sentito, la percezione del collegamento avviene con questo click e c'è un collegamento di tipo, simula un collegamento di tipo magnetico. Non so se vedete l'ombra sottostante e la cornice arancione che mi fa percepire il fatto che queste istruzioni sono compatibili, possono essere unite tra di loro. È ovvio che l'essere unite tra di loro non vuol dire che rendono corretto il programma. Sono compatibili dal punto di vista, diciamo, funzionale, ok? Però è ovvio che bisogna poi realizzare un programma corretto. Altra cosa, per cancellare un'istruzione, tasto destro sull'istruzione, delete block, oppure banalmente prendo l'istruzione e la trascino nell'area delle istruzioni, compare questo cestino, così come accade in Scratch poi. Rilascio e il tutto viene cancellato. Altra cosa molto importante che mi raccomando sempre ai miei studenti è il fatto di dover commentare il codice. Il codice, anche utilizzando questo ambiente di sviluppo, il codice può essere commentato. In che modo? Tasto destro in qualsiasi zona dell'area di programmazione, compare la sezione Add Comment. Quindi abbiamo questo menu contestuale, la voce Add Comment mi permette di aggiungere un programma, un commento, scusate. Ok? E posso disporre questo commento dove voglio. E quindi, in questo modo, se un ragazzo trasferisce il programma, lo consegna a qualcun altro, lo mostra a me, io già so di che cosa si tratta e qual è stata, per esempio, l'ultima variazione. Notate che se vado nella versione JavaScript, il commento viene evidenziato così come avviene in JavaScript, in C, ok? Quindi con lo slash, asterisco, asterisco, slash di chiusura commento. Perfetto, e quindi in questo caso se io qui scrivessi che Fucci si ripercuote anche all'interno del commento, come vedete. I commenti possono essere quindi dell'intero programma o della singola istruzione. Quindi tasto destro sulla singola istruzione, Add Comment e automaticamente comparirà questo commento e quindi potrei scrivere visualizza icona, per esempio. Chiudo e la cosa interessante è che per rivedere il commento basta fare clic su questa iconcina. Quindi compare il commento. Se voglio cancellare ovviamente il commento, un clic sul cestino. Quindi in questo modo i ragazzi commentando il programma hanno
hanno la possibilità di lavorare in gruppo e trasferirsi lo sviluppo e gestire lo sviluppo di programmi molto più complessi. Bene, questo era il primissimo programma che volevo mostrarvi, molto, molto, molto semplice. E a questo punto è ovvio che con i bambini più piccoli si inizia a giocare con il disegnare, il far disegnare, però esistono altre funzionalità che voglio mostrarvi un attimo. Perdonate, sto aprendo un'altra finestra di un browser e vi mostro tra brevissimo. Interessante anche l'utilizzo di un'altra istruzione. L'istruzione di input che mi consentono di interagire per prima interazione con la scheda, quindi alla pressione dei pulsanti possiamo effettuare una serie di azioni, ok? Oppure altre azioni che scaturiscono dal fatto che io la scheda la tengo in questa posizione, la giro da questa parte o la faccio cadere, vedremo come fare. Bene, creiamo un nuovo programma. Quindi, come fare per creare un nuovo programma? Beh, posso andare in home page e fare clic su Nuovo. E quindi darò un nome al programma, ad esempio Sorridi, e inizio ad utilizzare una nuova istruzione. L'istruzione che andrò a utilizzare è un button a pressed. Che cosa posso fare? Posso fare in modo tale che alla pressione del pulsante A, o del pulsante B o di entrambi i pulsanti, capiti qualcosa sul mio microbit. E quello che voglio far comparire è una faccina che ride banalmente. E quindi che cosa succede? Che alla pressione, notate, non c'è nulla, alla pressione di A compare il mio visino che ride. Se volessi invece far comparire un'altra cosa, la pressione di B, basterebbe duplicare questo. Inserire. Notate bene che il duplica di questa istruzione fa diventare questo blocco trasparente. Questo perché non possiamo avere ovviamente due istruzioni on button a pressed, ok? Perché di pulsante ne abbiamo solo uno. Dobbiamo selezionare, per esempio, il pulsante B. E quindi a questo punto, cambiando icona, possiamo fare in modo tale che alla pressione di A sorride, alla pressione di B è triste. Posso ovviamente duplicare nuovamente questa e fare in modo tale che alla pressione di entrambi succeda qualcosa. E quello che può succedere, per esempio, è una faccina che fa l'occhiolino. Quindi potrebbe essere qualcosa di questo genere, fatto in questo modo, no? E poi, ad esempio, con una breve pausa, perdonate, sto componendo velocemente, rifà la stessa cosa e fa l'occhiolino con l'altro occhio in questo modo. E quindi succederà che alla pressione di A succede una cosa, alla pressione di B succede un'altra, e alla pressione di entrambi A più B, ok, fa l'occhiolino. Notate che nel momento in cui io introduco un'azione che prevede, come in questo caso, la pressione di entrambi i pulsanti, poiché io con il mouse posso premere solamente un oggetto alla volta, compare il pulsante virtuale A più B, che ovviamente non c'è fisicamente, simula l'azione di pressione di entrambi i pulsanti e quindi io posso percepire questo. E poi, buona norma è iniziare, poiché all'avvio del programma nulla succede sulla scheda, ok? Quindi non ho percezione che il mio programma stia funzionando. Potrebbe essere buona norma inserire un messaggio in forever che potrebbe essere questo, ok? E quindi all'avvio del programma ho percezione che lui sta funzionando, e quindi a questo punto posso scrivere, posso premere A, B o A più B. Perfetto. Ma che cosa posso fare? Alcune proposte. Che faccio, che ho fatto ai bimbi di quinta elementare, per esempio. Ho chiesto loro, applicazioni in matematica. Bimbi, cercate di realizzare un programma sul microbit che accende i 3/5 del totale dei LED.
E quindi i bambini devono realizzare un programma che mi accende in questo modo, per esempio, ok? Vediamo un po', cancello adesso questo e questo, e con all'interno dell'On Start o del Forever, indifferente, i bimbi devono accendere tutti questi LED, i 3/5 dei LED. E ognuno lo deve fare in modo diverso, per esempio. Ok? Così ci sono molti modi, no? Ovviamente. Oppure realizzare un programma che alla pressione del pulsante A accende i 3/5 in un modo e alla pressione del pulsante B li accende in un altro modo. E quindi si fanno esperienze di questo genere con i bimbi più giovani. Vi mostro altre funzionalità. Se avete domande, ovviamente fatemele. Ok, vado avanti. Allora, esistono ovviamente altre modalità di interazione. Vi avevo detto, e una di queste è quella che vi dettaglio mostrandovi il progetto scatolotto che ho chiamato. Vediamo un po' se riesco a trovarlo sul mio sito. Approfitto solo della pausetta per ricordare a tutti che le domande possono essere fatte via chat nella sezione domande. Vedete alla vostra destra un punto interrogativo, in alto a destra dovrebbe essere. Cliccando sul punto interrogativo vi si aprirà una finestra in cui potete aprire già delle domande per il relatore che poi saranno poste in una sezione dedicata, oppure quando sarà il momento domande a fine della relazione del nostro Michele, potrete anche alzare la mano dal pulsantino con la manina e a quel punto vi apriremo il microfono per porre la domanda direttamente al relatore. Grazie. Bene, una delle attività che ho realizzato con i bimbi è stato appunto quello del scatolotto bit. Scatolotto bit che cosa doveva essere? Un primo approccio al coding e alla realizzazione di un prototipo, un piccolissimo prototipo robotico, è probabilmente eccessivo dirlo, però la mia idea era quella di, mediante una scatola, fare in modo tale che i bambini facessero cambiare espressione a un personaggio e quindi, in funzione della direzione in cui veniva spostato, della posizione, sul display compariva una cosa, un'espressione o un'espressione diversa, e poi ho insegnato ai bambini ad aggiungere dei dispositivi. Quindi, se il mio scatolotto, il mio ro robottino fatto di cartone gira in un senso o nell'altro, viene messo un suono diverso. E poi, poi il passo successivo è stato quello di aggiungere dei motori simili a quello che vi ho mostrato prima, ok? In modo tale che in funzione della posizione del mio oggetto, un braccettino si alzasse o si abbassasse. Okay? E quindi c'è stata tutta una prima operazione creativa dei bimbi che hanno prima creato una storia, un contesto, e all'interno di questa storia hanno personalizzato il personaggio principale che era Scatolotto, e ognuno con i materiali che aveva a disposizione. Quindi ho fornito loro una scatola che hanno ritagliato, hanno inserito l'oggetto e quindi l'hanno rielaborato in questo modo e poi l'hanno programmato. Quindi qui ritrovate la scheda di lavoro che vi mostrerò rapidamente adesso. Quindi una piccola attività, okay, che ha permesso poi di realizzare questo oggetto. Okay? E poi hanno collegato un piccolo buzzer, okay, per emettere note musicali. Trovate la scheda di lavoro qui, ma comunque ve la darò. Torniamo all'ambiente di sviluppo e come fare a fare queste cose. Allora, cambiamo contesto, quindi cancelliamo il tutto. All'interno della sezione input noi ritroviamo
una serie di funzioni che possono essere attivate dall'istruzione, una serie di comportamenti che possono essere attivati dall'istruzione onShake. OnShake, come vedete, è un'istruzione che può vivere a sé stante, okay? È un'istruzione che chiamo io a morsa. E quindi a vita propria, quindi non è necessario utilizzare queste istruzioni. Ok, lascerò non start perché, come prima, vorrò dare percezione del fatto che il mio programma si avvia. E quindi, che cosa farò? Inserirò qui un'iconcina di una faccina che ride. Quindi, all'avvio del programma, questa faccina riderà. Notate che, bene che anche in questo caso compare un pulsante aggiuntivo che si chiama shake, che simula il fatto che io sto scuotendo il mio microbit. Ok? Notate che posso agire sul microbit anche muovendomi sopra e il microbit oscilla. Quindi in questo caso con l'onshake, per esempio, potrei desiderare di visualizzare un quadratino. Ok? E quindi se mi posiziono su, faccio clic su uno shake, viene visualizzato un quadratino centrale. Stessa cosa posso farlo con se il mio microbit ha il logo rivolto verso il basso. Logo rivolto verso il basso vuol dire in questa posizione, ok? Verifico solo se riesco a mostrarlo. Quindi così, logo verso l'alto, così. Ok? Quindi in questo caso, logo down, che cosa voglio? Voglio visualizzare ad esempio una faccina. Ok? Notate il logo down come si simula qua sopra. Ok? Allora, adesso vi mostrerò. Allora, riavviamo. Oh, lo shake e il logo. Scusate, sentivo dell'audio. E tilt left. Ok, e qui posso darci un altro tipo di comportamento, okay, per ricostruire ovviamente tutte le azioni che vi ho dettagliato nella scheda precedente. Quindi ho tutta una serie di modifiche, notate bene, ho il tilt, quindi posso spostarlo sopra, sotto e fare una serie di operazioni. Altre, che ore sono? 11:12, devo accelerare. Vi mostro altre funzionalità che intervengono, per esempio, mi consentono di utilizzare altre istruzioni, ad esempio la possibilità di creare nuove variabili. Creiamo un nuovo programma. Simuliamo un gioco per indovinare un numero. E per questo ho necessità di variabili all'interno del mio programma. Utilizzerò come istruzioni principali un'istruzione on button appressed, e qui dentro inserirò quelle istruzioni che mi serviranno per generare casualmente un numero. Quindi in modo randomico genererò un numero casuale che vive all'interno di un intervallo. Per fare questo avrò bisogno di una variabile in cui andrò a memorizzare il numero casuale che poi andrò a memorizzare all'interno della variabile il numero casuale che poi visualizzerò sul display. La sezione variabili la trovo qui, variables. Per creare una nuova variabile dovrò fare clic su Make Variable. Una volta che faccio clic posso inserire il nome della variabile. In questo caso chiamerò con molta fantasia il nome della variabile numero. Ok? E a questo punto vengono impostate automaticamente tre istruzioni. La prima è il nome della variabile e le altre due sono un set e un change. Il set non fa altro che impostare la variabile, quindi assegnare un valore a questa variabile, e un change è un'operazione che mi consente di incrementare o, se voglio, decrementare in funzione del fatto che il numero che inserisco qua dentro sia positivo o negativo di una certa quantità la mia variabile. Bene, a questo punto
che cosa farò? Farò in modo tale che trasferirò l'istruzione set qua dentro, quindi alla pressione del pulsante A, così come l'ho impostato, viene impostata la variabile numero a 0. Ora, quello che voglio fare è però generare un numero casuale. Per generare numeri casuali devo usare un'istruzione che si chiama picrandom, che trovo nella sezione matematica, ok? Picrandom qui. E quindi alla pressione del pulsante A viene generato un numero casuale da 0 a, metterò da 0 a 9, poi vi spiegherò perché. E dopodiché ho necessità di visualizzare questa variabile sopra il mio display, ma per visualizzare una variabile nella sezione basic io ho l'istruzione show number, ok? Cioè l'istruzione che mi consente di visualizzare alla pressione, in questo caso del pulsante A, il valore in esso contenuto, ok? In questo campo di inserimento. Quindi alla pressione viene sì generato il numero, però ciò che viene visualizzato è sempre lo zero, perché ancora non ho detto all'interno del mio programma che ciò che devo visualizzare è il contenuto della variabile. Per fare questo, banalmente, vado nella sezione variable, prendo numero e lo trascino qua dentro. In questo modo, che cosa capiterà? Che alla pressione del pulsante A verrà generato sempre un numero casuale. Numero casuale che vivrà nell'intervallo da 0 a 9. Ora, perché ho messo 0 a 9? Perché sul display del mio microbit compariranno solo numeri ad una cifra. Nel caso in cui io abbia la necessità di memorizzare numeri con più cifre, alla pressione di A, in questo caso 90, è costituito da due cifre, quindi il numero si sposterà da destra verso sinistra, ok? Nel vostro monitor. Quindi, in questo modo, posso generare da variables le variabili e usare tutte le funzioni matematiche che mi servono per far di conto. Okay? Quindi random, quattro operazioni, ma posso anche usare radici quadrate, operazioni molto più complesse. Bene, ovviamente nelle schede trovate altre proposte di esercizi in cui, oltre a indovinare il numero, chiedo che alla pressione di un pulsante vengano generati numeri casuali solo pari, alla pressione di un altro pulsante vengano generati solo numeri casuali dispari. Ok? Quindi avete già una serie di proposte didattiche per approfondire l'uso delle funzioni matematiche. Vado avanti velocemente per passare all'utilizzo di ecco, delle funzioni sempre random, ma le espressioni condizionate, quindi if then else. Ad esempio, possiamo creare un gioco. Il gioco potrebbe essere quello, il sasso carta forbice, che mi consente di appunto visualizzare appunto in funzione del fatto che io scuoto il mio microbit, una delle tre immagini, ok? Sasso, carta o forbice. Come faccio a fare un'operazione di questo genere? Bene, ho necessità di un'istruzione di input shake e ho necessità anche in questo caso di una variabile. La variabile la chiamo sempre numero in questo caso, e quindi che cosa farò? Farò in modo tale che quando effettuo lo shake del mio microbit venga generato un numero casuale. Il numero casuale che verrà generato sarà un numero che va da 0 a 2, 0, 1, 2, quindi tre cifre, e associerò una di queste cifre alla visualizzazione di un'immagine sul mio display. Quindi farò un set, ok, di un pick random, ok, da 0 a 2, per esempio, e qui dentro utilizzerò l'istruzione condizionata if, ok, in questo caso cosa farò? Se l'istruzione sarà uguale, se il valore di numero sarà uguale a 0, allora visualizza ad esempio sasso. Quindi per fare questa operazione devo andare logic, eccolo qua. Se notate che i blocchi sono compatibili dal punto di vista fisico, quindi qui avrò l'uguaglianza,
Se la variabile numero sarà uguale ad esempio a 0, fammi vedere ad esempio un foglio. Perfetto. Stessa cosa capiterà per le altre istruzioni qui, per le altre condizioni. Quindi duplico, trasferisco sotto e scriverò. Se vale 1, a questo punto mi fai vedere un sasso e quindi disegnerò un'altra figura. Stessa cosa per nel caso 3, quindi disegnerò una forbice. E quindi accadrà che allo shake comparirà ogni volta una figura diversa e quindi i ragazzini potranno imparare ad utilizzare le istruzioni condizionate e giocare allo stesso tempo. Andiamo a vedere adesso un altro esempio in cui inizio ad utilizzare la stessa heuristica a bordo. Ve la mostro tra un istante, cerco di essere rapidissimo, vediamo un po' se. Allora, cerco solo. Ah, un attimo che sto aprendo più finestre, quindi. Allora. Allora, open, eccoci. Allora, vediamo come realizzare un sensore di temperatura. Il sensore di temperatura, che non vi ho detto all'inizio, è presente sul nostro microbit, può percepire, ha una sensibilità del mezzo grado, ok? Quindi percepisce temperature che vanno dai meno 30 gradi ai più 50 gradi. In realtà un range un pochino più ampio, ma la sua sensibilità è di mezzo grado, che è già sufficiente per fare alcune sperimentazioni. Le sperimentazioni che ho fatto sono banalmente quelle di misurare la temperatura ambiente, oppure quella di rilevare la temperatura remotamente, quindi disporre il microbit esternamente, magari in giardino, nel giardino della scuola, e da dentro l'aula posso percepire la temperatura che c'è fuori. La cosa interessante che non faccio a tempo a spiegarvi è il fatto che col microbit io posso realizzare un data logger, quindi posso memorizzare e storicizzare i dati che vengono rilevati da un secondo microbit. Questi dati possono essere poi visualizzati a monitor con un grafico, oppure possono essere importati ad esempio in un foglio Excel o in un foglio di Google per essere rielaborati graficamente e poterne poi fare uno studio su i valori appunto rilevati. Vediamo come realizzare per esempio un sensore di temperatura. Adesso per velocità cancello questo e a questo punto che cosa voglio? Quando scuoto il mio microbit rilevo la temperatura ambiente. Anche in questo caso utilizzerò un shake e avrò necessità di una variabile, e questa variabile a questo punto la chiamerò temperatura, in cui andrò a mettere il valore rilevato. Notate bene, tutte le variabili che io creo vengono memorizzate qui. Ovviamente sparisce l'azione sulla variabile, che ricompare nel caso in cui io faccio clic sulla frecciolina verso il basso, quindi io posso sempre selezionare la variabile su cui voglio operare. Ok? Ora, che operazione voglio fare? Bene, devo impostare la variabile temperatura al valore letto e per fare questo ho necessità appunto di impostare set temperatura a che cosa? Il valore che viene letto dal. In questo caso lo shake non mi fa vedere nulla. Ok? Ho necessità di utilizzare un altro strumento. Non mi fa vedere nulla anche perché io non sto scrivendo nulla sul display. In questo caso lo shake, che è l'azione sullo shake, non fa altro che impostare la variabile temperatura a zero. Bene, dobbiamo andare. scusate.
Nella sezione input troviamo una serie di funzioni già pronte, temperatura oppure l'istruzione per utilizzare la bussola, l'istruzione per utilizzare l'accelerometro. Utilizzerò la funzione per rilevare la temperatura. A questo punto, che cosa succederà? Che la temperatura ambiente verrà memorizzata in questa variabile. Ovviamente qui non vedo ancora nulla. Per vedere qualcosa, dovrò utilizzare una show number, cioè un'istruzione che mi permette di visualizzare il valore numerico. Ovviamente lo shake mi fa vedere ancora uno zero e quindi cosa dovrò inserire qua dentro? La variabile temperatura. E quindi in questo caso uno shake mi permetterà di vedere la temperatura che in simulato mi può essere impostata la temperatura ambiente utilizzando questo elemento, okay, che fissa la temperatura ambiente. E quindi in questo modo visualizzo la temperatura. Ok? Quindi la simulazione è anche della temperatura ambiente. È ovvio che se io collegassi il mio microbit e scaricassi questo programma sul mio microbit, ciò che verrebbe visualizzato qui è la temperatura ambiente del mio studio. Attenzione che il sensore di temperatura non è velocissimo, quindi ha bisogno di qualche minuto affinché si stabilizzi e dopo circa 2-3 minuti la temperatura rilevata è quella corretta, quindi ha bisogno di un certo periodo di un certo tempo di adattamento. Ora che cosa succede? Potrei avere per esempio la necessità di visualizzare la temperatura e poi cancellare il display. Come si fa questa operazione? Voglio visualizzare la temperatura per un secondo e poi voglio cancellare perché, per esempio, voglio spostarmi in un'altra stanza e misurare la temperatura. Beh, basterà inserire un'istruzione pausa, ok, programma, e poi un'ulteriore istruzione che troviamo qui sotto. Notate che ogni blocco istruzione può avere più istruzioni. Infatti, la lista delle istruzioni viene visualizzata su un'unica pagina in questa colonna. Se esistono ulteriori istruzioni, comparirà il pulsante More. E a questo punto faccio un clic su Clear Screen e quando faccio lo shake, scusate, comparirà per un secondo la temperatura. Spostiamo una temperatura un po' più bassa e automaticamente poi dopo una certa quantità di secondi il tutto verrà cancellato. Ovvio che posso anche dar percezione del fatto che il sistema è pronto per una successiva lettura e quindi potrei, per esempio, invece che visualizzare solo un numero, utilizzare uno showString che mi permette di dire: ciao, sono pronto e poi aggiungo un'icona che mi consente di far capire, per esempio, che il sistema è pronto per essere, anzi, facciamo in questo modo, ancora prima, il sistema è pronto per rilevare una nuova temperatura e quindi un click, poi un successivo clear screen. Scriverà ciao, quindi il testo comparirà da sinistra verso destra e poi sono pronto per una nuova rilevazione di temperatura. Cosa succede a questo punto con i ragazzi nelle proposte didattiche che vi fornirò? Ci sono esercizi sul rilevare, dare allarmi se la temperatura scende al di sotto di una certa, appunto, di un certo valore o supera un certo valore e innescare alcuni eventi. Gli eventi che possono essere innescati, per esempio, sono il suono di una campanella più che l'accensione di alcuni LED esterni. Cosa che non ho detto è che il dispositivo lo posso connettere ad altri oggetti esterni. La connessione con altri oggetti può avvenire in diverse modalità, utilizzando banalmente dei connettori di questo genere. Ok, che vi mostro tra poco, oggetti di questo genere, connettori a coccodrillo, ok, che mi consentono di connettere direttamente il microbit qui, dove ci sono questi fori, quindi io banalmente posso effettuare connessioni
di questo genere, okay? Oppure utilizzare altri dispositivi molto più comodi per connettere molte più schede che vi mostro adesso, fatte in questo modo, okay? Così. Notate, questa scheda è costituita da alcuni piedini, okay, che possono poi essere inseriti in questo modo, okay, alla scheda, e questi piedini collegati su una breadboard, okay, cioè un dispositivo che serve per fare prototipazione elettronica. Quindi a questa scheda io posso connettere altri componenti elettronici, ad esempio sensori esterni, aggiuntivi o altri dispositivi, motori elettrici, per realizzare cose come oggetti di questo genere, ok? Questo è un robottino stampato in 3D, ok? A cui io poi ci connetto un microbit, ok? In questo modo, e a cui ci connetto poi altri dispositivi. Adesso connessi. Professore, abbiamo una domanda da parte di Flavio, Via. se non la posso interrompere. Sì. Poi volevo dire alcune cose ancora sull'uso di Scratch, fare una simulazione, mi prendo altri minuti in modo tale che sta a completare. Sì, dimmi pure. Ok, allora provo a fare la domanda. Semplice, semplice. In realtà ce ne sono due, però inizio con la prima. Allora, una domanda sul controllo dei pulsanti. Volevo sapere che differenza c'è tra la verifica della pressione del pulsante A o B utilizzando il blocchetto quando premo il pulsante, oppure mettere questa verifica dentro un blocchetto se allora, dentro un ciclo per sempre, se è la stessa Ah, cosa oppure ci sono. tu mi stai dicendo, vediamo se ho capito, cioè questa, ok? Sì, esattamente. Beh, banalmente, io in questo caso verifico se il pulsante è stato premuto, nell'altro caso verifico se uso una condizione, ok, per verificare se, ad esempio, una variabile ha un determinato valore, in funzione di quella faccio scattare un evento. Quindi l'if lo utilizzo in genere per leggere una variabile e verifico se una certa condizione è vera oppure falsa, e in funzione di quello faccio scattare un evento. Ora io potrei anche fare azioni di questo genere. Se premo il pulsante A, per esempio, imposta la variabile numero ad una certa quantità, e se vale 0 o vale 1, allora con un if all'interno di un'altra istruzione eseguo altre operazioni. Quindi posso usare la pressione di A o di B o di entrambi anche per impostare delle variabili che innescano delle azioni. O perché io potrei banalmente usare il pulsante A e il pulsante B, A più B e poi anche i piedini 0, 1, 2. Quindi 0, 1, 2 possono essere anche utilizzati come pin digitale di input, quindi on-off. E quindi ho una serie di input digitali che possono innescare più situazioni. Ok? Non so se ho risposto o se avevo ben Grazie, inteso. sì. Okay. Quindi ho diverse modalità di input. Quello che vi volevo mostrare, se posso rubare altri 5 minuti, ditemi voi, e l'utilizzo con Scratch, che può essere molto interessante soprattutto per i miei colleghi di scuola media. Volevo mostrarvi un oggetto, vediamo se riesco a essere rapido. Sì, vi apro già il programma perché dovrei averlo. Allora, da circa un anno e mezzo Scratch esiste la versione Scratch 3, okay? Scratch 3 aggiunge nuove funzionalità, soprattutto quelle di interazione con schede come Microbit e non solo come Microbit. Infatti Scratch può essere il linguaggio di programmazione per pilotare totalmente o in parte schede come Microbit, Arduino oppure Lego Maestro, Lego WeDo, ok? E quindi è estremamente interessante perché il passaggio ad altri strumenti è molto più semplice per il docente che conosce questo strumento molto diffuso. Parlo di Scratch. A questo punto apro un esempio, eccolo qui, che mi consente di utilizzare il Microbit e vi mostro come.
Spero che tutto funzioni. Guardiamo dentro. Ovviamente do per scontato che conosciate già Scratch. La cosa interessante è che qui ho realizzato un programma che mi permette di utilizzare, vediamo un po', questa chitarra per suonare, ok? Un esempio abbastanza semplice. E come si imposta la programmazione di Microbit. Qui in basso a sinistra trovate un nuovo pulsante che l'aggiunge estensione alla versione 3 di Scratch. Un clic apre questo pannello che include tutta una serie di funzionalità tra cui istruzioni di base per l'uso di Microbit, Lego EV3, Boost, Redo ed altri elementi, ok? Anche il Makey Makey. Ovviamente bisogna installare, facendo un clic qua sopra, il dispositivo. Okay? Ora, che cosa succede? Succede che il sistema adesso sta ricercando il mio dispositivo e non lo trova. Per poterlo installare, così come avviene per tutte le altre estensioni, un clic su questa iconcina, punto interrogativo, e sarete rindirizzati automaticamente a questa pagina. Questa pagina vi chiede di installare una componente aggiuntiva all'interno del vostro sistema operativo. In questo caso io uso un computer, un Mac, ma per Windows è semplicemente un programma silente che viene messo in ascolto per percepire la presenza del vostro dispositivo. Una volta fatta questa operazione, bisogna scaricare un programmino che noi dovremo andare a depositare, così come vi ho dettagliato prima, all'interno del mio Microbit. E questa è l'unica operazione che bisogna fare. Fatto ciò, si torna alla programmazione, ok? E a questo punto, sperando che si attivi il mio sistema, vediamo un po' se l'ho collegato. Infatti non si attiva perché non l'ho collegato. Dovrei far vedere dietro le quinte di qualsiasi lezione la quantità di cavi che... Eccolo qua. A questo punto, che cosa succede? Il sistema rileva automaticamente che via Bluetooth c'è un nuovo Microbit connesso. Okay? Questo Microbit sì, ha questo nome di default. Ok? Un clic su collega e il mio dispositivo viene collegato via Bluetooth. La cosa interessante è che, tornando all'editor, adesso ho possibilità, vi faccio vedere la funzionalità andando in run e mostrandovi qual è l'azione di questo programma. Se io chiudo il circuito di qua a qua, ho la possibilità di ovviamente far suonare questa chitarra. Io ho utilizzato banalmente tre pulsantini, okay? Tre contatti, ma ne potrei utilizzare di più. Attenzione che io adesso sto suonando, ma potrei far muovere dei motori, usare altri dispositivi. Quindi in questo caso è molto divertente, okay? Come si realizza questa operazione? Beh, banalmente utilizzando un'istruzione quando il pin 0 è collegato, quindi in questo caso quando io collego il primo pin che troviamo qua. Quando questo pin è collegato, ma collegato tra chi? Tra un dito e l'altro. Okay? Io chiudo il circuito sostanzialmente, quello che vado a fare è questa operazione, cioè prendo il mio dito, lo tocco qui e poi tocco, scusate che non vedo, tocco 0 e tocco GND, okay? Tocco questi due elementi. Questo chiude un circuito che permette di innescare un evento. L'evento che innesca è una via riproduzione di un suono che ho precaricato all'interno del mio lavoro. Stessa cosa accade nel caso in cui io chiuda il contatto con altri elementi. In aggiunta, ho fatto in modo tale che nel momento in cui io suono, okay, e avvio il programma, succede che se clicco su avvia, okay, scatena una serie di eventi anche all'interno della mia grafica, del mio script. Ovvio che io posso anche innescare questo tipo di comportamento alla pressione di altri pulsanti, quindi potrei fare cose di questo genere, genero un nuovo programma, nuovo, e a questo punto non ho bisogno di ricaricare la libreria perché è stata creata, quindi quando, perdonatemi,
telefonate, prendo solo. Allora, secondo che vi mostro subito tutto. Ok, eccomi qua. Allora, quando premo il pulsante A, deve succedere che sul mio display compaia, ok, un cuoricino. Ok? E quindi succederà una cosa di questo genere. Adesso stacco tutto un attimino. Ok. Quando premo A, automaticamente compare il cuoricino. Tenete in conto che io adesso sto usando questo cavetto USB, ma il cavetto USB in questo caso dà solo alimentazione alla mia scheda, non è l'elemento di trasferimento. Ciò che viene collegato, il trasferimento avviene automaticamente via Bluetooth. Quindi questo mi permette di fare la seguente cosa, la programmazione istantanea. Clicco qui, alla pressione di B compare un'altra iconcina, ok? Ad esempio questa, ok? Quindi A, B, ok? Cosa ancora più interessante è che posso collegare questo tipo di azioni alle azioni che vedo qui su questo sprite. E quindi quando clicco un pulsante devi dirmi, far comparire un cuoricino e dirmi ciao. E quindi in questo caso quando clicco A compare il cuoricino e mi dice ciao. Quando compare B potrei dire miau e poi emettere il suono miau, okay? Avvia riproduzione miau e poi cancellare il testo miau. E quindi in questo caso succederebbe una cosa di questo genere. Cambiamo iconcina così si comprende meglio. Alla pressione di A compare questo, ok? E allo sprite facciamo dire ciao, e alla pressione di B, ok? Quindi comparirà in questo caso ciao, e in questo caso, scusate, perfetto. Ok, e questo è quanto. Che cosa possiamo fare? Dico un'ultima cosa, Vittoria, non fermarmi. Ok. Posso collegare una serie di dispositivi. Nelle schede che vi consegnerò vi dirò qual è lo starter kit per partire, quindi che cosa avete bisogno per iniziare le vostre attività, cosa acquistare comunque. La scheda viene venduta nella versione base in questa confezione. All'interno troverete scheda, batterie, pacco batterie e cavetto USB. Dopodiché esistono dispositivi, molti dispositivi venduti da diverse società. Una di queste, trovate il tutorial anche sul mio sito, permette di fare un gamepad e quindi mettendo la scheda posso giocare e creare per esempio dei giochi arcade o posso semplificare la modalità di connessione dei pin della scheda. Notate qui, vedete questi fori, ma i pin in realtà sono quelli ancora più piccoli, ce ne sono altri. E questi possono essere estesi da schede di questo genere che mi permettono di connettere cavi di questo genere. Schede motori e schede con sensori di temperatura, comunque tutto dettagliato nelle slide. Finito. Grazie mille Michele, sei stato preziosissimo. Allora, so che c'è una domanda perché c'è ancora una domanda da fare, quindi prego. No, non c'è Sì, nessuna allora, domanda. Ah, eccolo, Flavio, sì, dimmi. sono io, sono sempre Flavio. Allora, senza scendere nel dettaglio, chiedo soltanto un'indicazione. Hai detto che è possibile utilizzare Microbit per l'acquisizione dei dati. Ecco, quale strumento si deve utilizzare? Si può fare direttamente tramite MakeCode o Scratch o serve un altro programma? Allora, hai bisogno di due cose. Aspetta, vediamo se riesco a essere rapido, se no me lo dettaglio in un... Allora, qui sotto, allora, project setting, ecco perché non te lo posso far vedere, per un motivo. Magari metto due slide e spiego. Il data logger funziona solo in ambiente Windows. Okay? Ok. Quindi ho la possibilità io adesso sto usando un computer Mac, ma anzi, facciamo in questo modo, così resta traccia nella registrazione. Microbit, trovate sul sito di riferimento, vediamo un po', eccolo qua, questo e questo.
vediamo un po' se sono questi, le modalità per acquisire i dati, ok? Quindi fare cose di questo genere. E importare tutti i dati all'interno un foglio di calcolo. Esistono delle istruzioni specifiche che permettono di fare questo. Se hai pazienza, te le mostro tra breve. Si trovano i tutorial anche all'interno del sito microbit.org. Ce la faremo, vediamo se ho aperto quella giusta. Vabbè, adesso questa è una cosa molto complessa, non volevo mostrarti questo, ma esiste un paio di istruzioni che servono proprio per acquisire i dati, okay? Dai sensori, e hai una tua interfaccia, una sorta di monitor seriale su cui puoi visualizzare i dati grezzi oppure il grafico come viene mostrato in questa immagine. Ok, mi ricordo, cerco di fare due o tre slide di presentazione in modo tale che i colleghi possano utilizzarle. Comunque trovano Grazie, tutto sul sito di grazie riferimento. mille. Ok, Sì, anche ovviamente perché dimenticavo, questi dai. dati li puoi trasferire dove vuoi, quindi via Bluetooth, Wi-Fi, su un server web. È ovvio che devi costruire una programmazione ad hoc, ma il passaggio è abbastanza semplice. Eccomi qua. Grazie mille, Michele. Allora, due riflessioni. Uno, adesso riuscite con quest'ultima parte legata ai dati, alla raccolta dati e ai sensori, è evidente la connessione tra l'ultimo appuntamento dedicato all'IoT e alla raccolta dati e l'incontro di oggi. Quindi tutta la parte di sensoristica, l'attività che vi abbiamo fatto fare. Come compito a casa in questi giorni, quindi immaginare quali sensori e quali dati raccogliere all'interno della scuola. Questo è un esercizio che potete immaginare voi e da proporre ai vostri studenti anche attraverso questo strumento. Quindi è un po' l'atterraggio di tutto quello che ci siamo detti all'interno di un'attività per studenti. E questo è il primo pensiero. Il secondo pensiero è che tutto questo è fortemente, come dire, legato alla doppia connotazione del vostro laboratorio territoriale. Voi siete docenti che afferiscono al laboratorio territoriale per l'occupabilità di Biella e quindi sapete che avete un laboratorio di robotica e automazione a disposizione in cui ci sono mille cose, dalla macchina controllo numerico, Pepper, gli Oculus, i notebook, gli scanner portatili, scusate, le stampanti 3D, i tagli laser, i bracci, così, ma perché non inserire magari qualcuno di questi strumenti per poi lavorarci? Di questo credo che si debba parlare con chi ha immaginato il laboratorio, magari se ne può pensare in un futuro. E questo può essere un pensiero. Ultima riflessione è come vi avevamo dato un compito a casa dal lunedì a oggi, come dire, su cui lavorare per entrare nel tema, questo può essere un ragionamento che ti potete fare per... Allora, nell'incertezza che c'è in questo momento sul ritorno a scuola può essere un ragionamento per il prossimo anno, cioè avete molto tempo. Ragionate come proporre, magari il prossimo anno, perché se dovessimo tornare a scuola a breve forse ci concentreremo un po' più sulla didattica stringente finalizzata a una valutazione finale, probabilmente. Se doveste pensare un'attività anche solo una per un'unità didattica da sviluppare il prossimo anno con i vostri studenti attraverso quello che vi abbiamo proposto. Ecco, potrebbe essere, come dire, un buon pensiero da qui all'estate e sicuramente, Michele è a vostra disposizione magari per darvi qualche consiglio su quali, come dire, elementi in quali momenti della didattica inserire questa attività. Diciamo, finalizzata a realizzare prove in classe su argomenti vari sviluppati, potrebbe essere una soluzione. Poi, ultima cosa invece, vi ricordo che il
Il webinar è stato registrato e dai prossimi giorni sarà a disposizione per essere rivisto sul canale che vi verrà indicato. Di solito il canale di Fondazione per la Scuola, quindi non c'è nessun problema, ma Marco Secchia, che dovrebbe essere connesso, vi invierà tutti i materiali, tutto il link e ci sarà tutto a disposizione. Passo la parola a Raffaella Motta per come dire, un saluto da parte di Fondazione Links. Vai Raffaella, non hai l'audio, non senti, ti deve attivare Flavio l'opzione relatore. Ok, io intanto ringrazio e saluto Michele. Grazie mille. I nostri partecipanti hanno sicuramente i tuoi riferimenti, quindi probabilmente sarai martellato. Oh, beh, siamo qui apposta. Abbiamo tempo, in questo periodo. Ah, beh, sì. Anche se in questo momento la didattica richiede molto più impegno da parte degli insegnanti perché è una didattica diversa, quindi richiede veramente tanta intensità e tanto lavoro a casa. Raffaella, dammi un segno se sei. Ok, ci sei, vai. Insomma, sì, io volevo in realtà solo salutare e ringraziare i partecipanti che hanno aderito in modo proattivo, tanto che insomma stiamo ricevendo dei feedback dello scorso laboratorio. Porto il saluto anche dei docenti che avete visto in queste lezioni, in particolare del vice direttore, l'ingegner Calia, e spero che sia stato utile e che vi portiate anche solo un piccolo contributo da poi riutilizzare con i vostri ragazzi durante le lezioni. Ringrazio naturalmente anche Fondazione per la Scuola che con riconnessione ci ha permesso di concludere il percorso dei 4 moduli e direi anche ampiamente Marco Secchia che è venuto incontro alle esigenze di tutti e è riuscito a organizzare anche molto rapidamente questi ultimi momenti, e tanto con lui andremo avanti sul progetto interlaboratoriale Gem Lab, quindi avremo modo di continuare la collaborazione. Grazie ancora. Esattamente, grazie Raffaella, esattamente perché intanto voi non lo sapete o forse così, ma noi stiamo lavorando intensamente su mille fronti con i laboratori territoriali e ci stiamo provando, adesso ve lo anticipiamo, c'è una connessione tra il laboratorio di Biella e quello di Mondovì, ci stiamo lavorando alacremente. Chiederei a Chiara e Flavio di materializzarsi se possibile, in modo che riusciamo a salutarvi tutti insieme. Ringrazio anch'io Marco Secchia, ecco Chiara, ecco Flavio. Allora, a nome di Fondazione per la Scuola, del professor Maffucci, di Links, del progetto Riconnessioni, vedete la R dietro a Chiara che, come dire, sempre fedele. Allora, no, noi vi ringraziamo molto. Grazie a Marco Secchia, grazie al preside Molinari che ci ha messo a disposizione le aule quando abbiamo fatto l'attività in presenza. Noi siamo a vostra disposizione, ci potete scrivere, potete contattarci, nessun problema, siamo qui. Vediamo se riusciamo a realizzare ancora dei corsi, magari a distanza da qui alla fine dell'anno, a seconda di come si sviluppano le cose. Comunque ci sentiamo. Un saluto a tutti e buona giornata. Grazie, arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.